Buonasera a tutti, dalla realtà artificiale di Federico vi riporto sulla realtà quotidiana invece di quello che succede tutti i giorni e guardando la televisione, aprendo i giornali, su internet siamo ovviamente invasi tutti i giorni da tantissime notizie. Io nella mia professione mi sono quasi esclusivamente occupata di cronaca, sia da inviato prima, da vice caporedattore adesso, ma capire quanto l'intuizione conti nel nostro lavoro, nella professione del giornalista, vale ovviamente in tutti i campi, dall'informazione politica, economica, sociale e culturale. Io ovviamente vi parlo di quella che è la mia esperienza personale. Lo dicevo prima, il giornalismo si basa sui fatti, significa da una parte raccontare la realtà, i fatti che succedono, che abbiamo lì davanti a noi e poi cercare di capire le cause di quella realtà. Dall'altra significa andare a scoprire anche le realtà più nascoste e lì c'è il giornalismo d'inchiesta, andare a scavare, andare ad approfondire. Tutto questo succede in tutte le redazioni, nella carta stampata, per la radio, per la televisione, per internet, per tutti i mezzi di informazione. È un lavoro dunque che molto concreto, che si basa sui fatti, dove però l'intuizione è molto importante. Vi farò alcuni esempi. In alcuni casi il fatto è eclatante, cioè la notizia è lì davanti a noi, impossibile da non vedere e quindi teoricamente molto più facile da raccontare. Un esempio su tutti, lo avrete presente, lo ricorderete, la Costa Concordia. Il naufragio della Costa Concordia davanti all'isola del Giglio. La nave appena naufragata era lì davanti a tutti, quindi come dire un fatto semplice da un primo punto di vista da raccontare. Io quel giorno ero responsabile della redazione cronaca la mattina subito dopo il naufragio e vi racconto appunto come ci si comporta in questi casi. La prima cosa da fare ovviamente davanti a un fatto così importante è fare subito partire gli inviati, cioè i colleghi che vanno sul posto e che ci raccontano che cosa sta succedendo, quello che vedono, che raccolgono le testimonianze delle persone, dei sopravvissuti. Ma dopo aver fatto queste prime cose, che di solito appunto sono le cose che si fanno nella prima emergenza, che cosa, qui scatta la domanda, che cosa possiamo fare in più per riuscire a trovare qualcosa che vada al di là del semplice racconto di quello che è successo? Ecco, e qui entra in gioco l'intuizione, cioè cosa posso raccontare di più per fare capire maggiormente quello che sta succedendo. Per esempio, poche ore dopo il naufragio della Concordia, quasi tutti avevano già a disposizione ovviamente le immagini della nave, ve la ricordate, no? Posata su un fianco davanti all'isola del Giglio. I primi racconti dei sopravvissuti, cioè di tutti i passeggeri che ormai erano stati tratti in salvo e portati a terra. Un primo bilancio delle vittime e dei dispersi che poi ovviamente nel corso dei giorni è aumentato. A questo punto, ecco, dopo qualche ora dal naufragio. Voi avete queste cose. Che cosa vi manca? Vi faccio una domanda. Avete le immagini della nave, avete il racconto dei primi sopravvissuti, avete un primo bilancio delle persone che mancano all'appello, quindi delle vittime e dei dispersi. Che cosa vi manca? Di che cosa sentite di aver bisogno? Le cause. Poi? E quello ovviamente cercare le cause, no? Ci vorrà tempo per capirlo. Ovviamente. Cos'altro? Vi manca un altro elemento? Le testimonianze ce le hai, cioè i sopravvissuti sono arrivati a terra, ti hanno raccontato cosa è successo quella notte. Ecco, a noi è venuta, cosa ci manca in quel momento? A me è venuto in mente questo. Mi mancano le immagini da dentro la nave, le immagini che mi raccontino quei momenti in cui ci sono stati gli avvisi a bordo e non si capiva che cosa stesse succedendo, le persone che salivano sulle scialuppe di salvataggio,
Quello è stata l'intuizione. A quel punto con una collega ho detto dobbiamo cercare qualcuno dei sopravvissuti che ovviamente abbia girato qualcosa, visto che adesso con i telefonini no, giriamo immagini in qualsiasi situazione. E quindi è stato un lavoro non facile, perché all'inizio sembra scontato, no? Nei giorni successivi, ve lo ricorderete, siamo stati invasi da immagini riprese a bordo della nave, ma nelle prime ore è stato molto difficile, ci siamo riusciti e la sera stessa, ecco, del primo giorno del naufragio, siamo riusciti a mandare in onda questi primi frammenti con le voci drammatiche di quei momenti. Le possiamo vedere? Siamo tutti con salvagente, sì. Sì, agente. L'allarme della nave. È tutta da una parte. Come una frenata. Poi boom, è un'altra così, proprio tutta scivolita, i bicchieri, i camerieri porelli tutti pieni di dero. E poi la luce spenta, ti puoi immaginare. You can stand by there, please. Go, go back. Again, come on, pull there. Go back. Ripeto, recarsi alle master station, punti di riunione, al ponte 4, e seguire le istruzioni del nostro personale mantenendo la calma. Ma quelli della nave che vi dicevano? No, niente, non si è visto nessuno, il comandante, tutto va bene, l'ho pure registrato, perché ho detto, qui ci dicono che tutto va bene, registriamo. Non hai sentito che posso? È piegata, è vero? Poi dopo non hanno potuto togliere le scialuppe, perché ormai tra un po' stavano dentro l'acqua. Capito? Allora ci hanno mandato da un'altra parte, hanno detto andate dall'altra parte, sai, non sai se devi andare a destra, se devi andare a sinistra. Alla fine siamo andati lì e ci hanno sceso, poi non ci avessero mai preso, saremmo pentiti pure di andarci, perché stava rigato e tutto. Nella scialuppa. Da morire. Guarda la cosa! Ave Maria piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta, benedetta il frutto del seno tuo Gesù, Santa Maria Madre di Dio. Ai capello, Signore, lo posso fare la nostra morte. Ave Maria piena di grazia, Che se saranno salvati, io lui gli ho detto forse era meglio che rimanevamo lì, perché se stava a girare pure la scialuppa, se stava a girare non sappiamo notare, paura era tripla, però che fai? Se è il momento tuo viene e te lo prendi. In quei duri che siamo stati così, ho detto guarda che bello quello, guarda che bello, quanto mi sembra di stare nel Titanic, è inaffondabile, gli ho detto io, questa però deve essere inaffondabile, dopo due ore e mezza era affondata pure lei. Racconto un po' così, no? La signora cerca di sdrammatizzare quello che è successo, è stata appunto la signora con la sua testimonianza, con la sua macchina fotografica che ha girato questo video. Quindi ecco, quello della Concorde è un esempio di come sia importante avere un'intuizione, un'idea, un momento prima degli altri. Poi sono arrivati tutti gli altri video. Ci sono altri casi in cui entra in gioco l'intuizione. Intuizione è anche capire da poche righe, da una piccola notizia, da un piccolo trafiletto su un giornale locale, che quel tema diventerà importante, che si guadagnerà la prima pagina dei giornali. Vi faccio un altro esempio, vi ricorderete quest'estate, questo è un caso molto recente, il caso scoppiato sulla processione di Oppito Mamertina in Calabria, quando la statua fu fatta fermare davanti alla casa di un boss in segno di omaggio al boss del paese. Ecco, all'inizio questa notizia era uscita come un piccolo trafiletto su un giornale locale, poi qualche giorno dopo addirittura, quindi non il giorno stesso, ma un giornale nazionale lo ha pubblicato sul suo sito online, la mattina era molto basso, quindi insomma non tra le notizie più importanti, poi nel corso della giornata questa notizia è salita, come diciamo noi in gergo, è diventata una notizia nazionale e è scoppiato poi tutta la polemica che vi ricorderete. Un altro caso importante è un caso di cronaca degli ultimi anni, tutti ricorderete la vicenda della morte di Stefano
Luciano Cucchi. Proprio martedì scorso è iniziato il processo d'appello qui a Roma. Ecco, la morte improvvisa di Stefano con gli evidenti segni di percosse sul corpo fu segnalata alla nostra redazione proprio il giorno stesso della sua morte da un avvocato, dall'avvocato che si era occupato di un altro caso importante, quello di Federico Aldrovandi, il ragazzo morto a Ferrara. Ecco, il caporedattore che in quel momento appunto stava lavorando ha avuto l'intuizione dell'importanza di quella segnalazione di cui nessuno, ovviamente notizia di cui nessuno parlava perché non era uscita su nessuna agenzia di stampa da nessuna parte, ha segnato il caso ad un collega che ha contattato la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, e abbiamo così raccolto proprio il giorno dopo la morte di Stefano, il 23 ottobre del 2009, la denuncia della sorella. Vediamo quest'altro video. Mio fratello era un ragazzo di 31 anni che la notte tra giovedì e venerdì della settimana scorsa è stato arrestato in una zona di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti e l'epilogo è stato che ieri abbiamo avuto la notizia del suo decesso presso l'ospedale Pertini di Roma, reparto carcerario. Cioè lui è in carcere quando è morto praticamente? Sì. Lei ha visto il suo corpo? Io l'ho visto qui all'obitorio, sì, dietro un vetro. E che cosa ha visto? È una scena indescrivibile. Il viso completamente pieno di segni, di lividi, aveva un occhio fuori dalle orbite, aveva la mascella visibilmente rotta e non ho visto il corpo perché il corpo era coperto dal lenzuolo. Quindi lei sospetta fortemente che suo fratello sia stato picchiato in carcere? Da solo non se le ha fatte quelle cose. Quindi quando suo fratello è stato arrestato stava bene, i suoi genitori l'hanno visto? Assolutamente sì. Voi siete andati a trovarlo in ospedale? Noi siamo andati a trovarlo in ospedale, ma ovviamente nessuno ci ha saputo o voluto dire nulla. Non ci davano alcun tipo di notizie. La scusa era che quello era un carcere e non si poteva assolutamente dare nessuna notizia. Io vorrei giustizia, vorrei chiarezza, perché da solo mio fratello quelle cose non se le ha fatte. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare assolutamente. E dopo questa intervista ovviamente il caso è diventato un caso nazionale e appunto, come ho detto, il processo è ancora in corso. Abbiamo visto solo alcuni esempi di come una notizia possa nascere da un'intuizione, questo succede, dovrebbe succedere almeno tutti i giorni in ogni redazione. A volte può bastare anche un frammento di una notizia, di un'informazione ricevuta, a volte anche involontariamente, e da cui partire. A quel punto l'intuizione poi ci porta ad approfondire, a quel giornalismo d'inchiesta di cui parlavo all'inizio, andare a scavare, trovare le informazioni nascoste e poi arrivare anche in alcuni casi a degli scoop, come li chiamiamo noi, no? Quando si riesce a trovare la notizia veramente importante. Secondo alcuni esperti di media internazionali, l'intuizione sarà uno degli aspetti sempre più importanti nel giornalismo del futuro, ormai dominato dalle nuove tecnologie e quindi dalla velocità con cui arrivano le notizie praticamente in tempo reale. Ecco, ma come può nascere un'intuizione nel nostro campo, nella nostra professione? Oggi li abbiamo visti in tanti altri campi. Ovviamente serve esperienza, serve un'adeguata formazione, serve leggere tantissimo, ecco, non solo i titoli dei giornali online, serve leggere il vecchio giornale cartaceo di carta che ormai nessuno quasi compra più, perché nei piccoli trafiletti, nelle piccole notizie si può nascondere quella che domani sarà la notizia del giorno. Ma soprattutto, io questo lo ripeto sempre ai colleghi, ma soprattutto ai più giovani che cominciano adesso a fare questo lavoro, serve la curiosità. Questa è la cosa alla base del nostro lavoro, la curiosità di cercare di capire, di chiedere, di cercare di andare oltre. Oggi vi racconto solo brevemente quest'ultimo, così, la cosa che mi è capitata oggi a pranzo. Eravamo seduti con un'altra collega e avevamo di fronte due ragazzi parlando, una ragazza ci ha detto di essere una neolaureata in un corso di laurea che io non conoscevo, scienze per le tecnologie, per la conservazione
conservazione dei beni culturali, una cosa che quasi nessuno conosce in Italia. Sta lavorando ad un progetto interessantissimo su un laser che serve per, appunto, applicato a tutte le opere d'arte, per cercare, appunto, di prevenire quella che è l'invecchiamento, per dare lo stato dei colori, insomma un meccanismo molto complesso che però viene usato pochissimo, è quasi sconosciuto in Italia. Questo laser sta per essere smontato, mi diceva la ragazza, perché non ci sono i fondi, e questo mi si è accesa la famosa lampadina, ho detto beh, dobbiamo parlarne, dammi il numero di telefono perché adesso il TG3 se ne vorrà occupare, cioè parlando da piccole conversazioni possono nascere poi delle notizie, speriamo insomma che anche questa possa essere una notizia da far conoscere fuori. Quindi vi dicevo, la curiosità, è stato già citato precedentemente la scena dell'attimo fuggente con il professore che invita gli studenti a salire sui banchi per vedere la realtà da un altro punto di vista. Questo serve, e vorrei chiudere con questo serve per far nascere un'intuizione. Vorrei chiudere con una citazione di Marcel Proust che diceva: la vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel vederli con nuovi occhi. Ed è lì che scatta l'intuizione. Grazie a tutti.